quanti vini hanno dei problemi all'inizio, nelle prime fasi, è chiaro, è scontato, è naturale, è un percorso. E qualcuno fa pressione e viene da noi a dirci nelle prime fasi, senti, questo vino com'è, sgradevole, tu hai un problema. E io rispondo, no, il problema ce l'hai tu se non vai via subito di qui. Procedimenti naturali, procedimenti culturali, intaccati dall'industria, peraltro. Quindi, perché fare più domande ai procedimenti naturali che a quelli industriali, culturali? Perché? È una domanda interessante. La questione è che queste domande così mirate ci vengono rivolte da gente che è intrisa di, chiamiamola burocrazia, omologazione, che è abituata a bere vini di un certo genere e trovano sicurezza in quel genere di vini. Per cui poi, forti di tutta la stampa, di tutti i punteggi, vengono da noi come dire, ah, cosa fate? Pensa. Il paradosso. Vogliono colpire chi ti dà da bere qualcosa di sano. Sano e legato a un territorio. È un fenomeno socioculturale da studiare a fondo. Essendo proprietario di un piccolo vigneto, con dei parenti ho sempre pigiato l'uva. Cioè, quello per me è fare vino. Mi hanno allevato anche così, praticamente dall'orto, il vigneto, a quello che si può e niente chimica. Per cui... Ma perché non serve? Perché non serve. Non serve. Non serve. Decidere di non usare chimica perché non serve, non è mai servita in quella posizione lì. Poi se invece uno vuole fare business e si mette a fare le vigne in ogni luogo perché vuole fare quintali di vino, allora ha un altro progetto in testa. Un tempo a Piacenza si beveva il vino che si faceva a Piacenza, a Parma, e ognuno lo faceva a modo proprio, come il pane. Non c'è un modo per fare pane. Ognuno si fa il pane come più gli aggrada. Questa è un'altra cosa da precisare perché non se ne parla mai. La stessa procedura fatta qui da una cosa e da un'altra. E così è per il vino, cioè sono i batteri del luogo che fanno il formaggio. Come sono i lieviti, i batteri e muffe di un luogo che fanno il vino, perché poi quello è. Ogni territorio ti dà una cosa diversa. Non è che il vino deve essere uguale qua come in Sicilia, come in Francia, perché altrimenti c'è qualcosa che non va. Cioè la natura ci dà cose diverse ed è questo che attraverso il vino dobbiamo esprimere. Il vino si fa con l'uva e l'uva arriva dal territorio, arriva da un meteo più o meno favorevole, e quindi questo è. Abbiamo che quel tal cru è meglio di quel tal altro e che batte nella classifica. No, il discorso è un altro. Il discorso è quello che dicevamo prima, che il tal territorio nella tal annata dà quel tipo di vino che può essere anche molto diverso, perché un 2014 rispetto a un 2013 o un 2015 per forza viene diverso. E invece se noi abbiamo sempre come termine di paragone questo ipotetico bicchiere da competizione, non ne verremo mai a capo. Quindi occorre, ma occorre seriamente, una svolta culturale che si svincoli da questo modello che io chiamo competitivo o che dà premi o riconoscimenti, e che sia molto più impostato su un discorso di racconto, di comunicazione, di andare da un vignaiolo, di informarsi, di chiedere come è stata quell'annata, di come quella vigna in quell'annata si è comportata, e non meramente questo bicchiere è il tal cru del tal non so cosa, sa di fragolina e 93 punti. Facciamo il vino come si faceva il vino, e come tutte le altre cose che facciamo, le facciamo come si facevano una volta. Non abbiamo mica scoperto niente noi. Noi abbiamo la fortuna
di essere qui a fare il vino, fare l'erba, fare il formaggio, fare le uova, fare quello che vuoi, perché è una zona predisposta a farle, ok? Questa è abilità.